Buongiorno, eccoci qua. Oh, 2021, abbiamo ricominciato di brutto già a gennaio con le dirette. Adesso aspettiamo che si connettano un po' di persone, che arrivi un po' di gente. Oggi parliamo di lana. Ciao Rachel. Oggi parliamo di lana. Ho deciso di ricominciare questo ciclo di incontri con le fibre. In realtà non ho deciso solo io, perché il mio gruppo di Fascia che ti passa su Facebook ha deciso praticamente all'unanimità che le fibre tessili sono sempre l'argomento più interessante. Ciao ragazze, ciao ciao, buongiorno, benvenute. Ciao Chiara. Adesso piano piano lasciamo un attimino di tempo che arrivi un po' di gente e poi iniziamo a chiacchierare insieme. Ho un sacco di cose da farvi vedere. Avete visto quante cose ho preparato stamattina per questa diretta? Sono un po' emozionata perché, insomma, un po' di mesi che non facciamo le dirette e non sono più abituata. Ma adesso mi riprendo, non c'è problema. Anzi, c'è anche una nuova lampada pronta, pronta, è arrivata perfetta Natale per fare le dirette anche se il tempo è un po' quello che è. Allora, vi dicevo, ciao bellezza, ciao Runa, ciao. Vi dicevo, oggi parliamo di lana, parliamo ovviamente di fascia portabebè perché insomma, poi questo è il momento, no, della lana per riscaldarsi un pochino, per coccolarsi, ma vi ho preparato qualcosina in più. Qui di fianco ho tutto il mio tavolo, quello che vi ho fatto vedere nelle stories poco fa. Parliamo della lana un po' più allargata, nel senso che parleremo assolutamente della lana tradizionale, della lana merino, di diversi tipi di lana e dell'uso nelle fasce portabebè, quindi come può essere usata, viene usata nelle fasce portabebè e a che pro, quali sono i vantaggi di queste fasce. Però vi ho preparato anche qualcos'altro, sia per considerare un po' come possiamo mantenere la lana, come possiamo curarle. Ciao Giulia, ciao Teresa, ciao Laurent. Allora, iniziamo, dai, siete arrivate in tantissime e poi so che tanta gente segue anche in differita, quindi poi rimarrà questa diretta anche nelle stories. Voi ditemi se non mi sentite bene, se c'è qualcosa, la connessione è sempre un po' ballerina, però per ora sembra tutto bene, quindi fatemi sapere se salto e se non mi vedete. Ah, Teresa da Napoli, che temperatura c'è? Chissà che temperatura c'è a Napoli. Io sono in provincia di Monza Brianza, oggi fa abbastanza freschino. Vediamo se poi ci dice Teresa che temperatura c'è da lei. Allora, mi sentite? Yes! La lana. Allora, la lana è una fibra che si ricava tendenzialmente dal vello delle pecore, in realtà non solo, già qua c'è un primo discrimine perché ci sono tanti animali che ci danno delle lane e ovviamente a seconda dell'animale a cui ci riferiamo la lana ha un nome diverso, quindi la lana puramente così definita è proprio quella delle pecore, diciamo la lana merino che sapete io uso tanto nelle mie fasce. È sempre derivante dalla lana di pecora, ma è una razza particolare, ok? Proprio la razza merino. Però, per esempio, se noi parlassimo di angora, l'angora si ricava dal coniglietto, da un coniglietto che viene pettinato con proprio un pettine sottile sottile e tutti i peli che vengono via dal nostro fluffosissimo coniglietto sono quelli che poi vengono utilizzati per la produzione dei capi, piuttosto che, vabbè, il cashmere è una capra, però abbiamo anche diversi camelidi e quindi, per esempio, l'alpaca che avete imparato a conoscere anche qui tramite le mie fasce, ma non solo, perché ultimamente l'alpaca è abbastanza di moda negli ultimi anni, è derivata dall'animale che si chiama alpaca, che è un camelide. Ma anche nelle fasce si usa poco il cammello, però il baby camel, per esempio, viene utilizzato. È una fibra molto molto fine, molto piccola, molto corta, ma anche molto sottile e molto morbida. Prima di tutto, diciamo, perché usare la lana nelle fasce? Allora, la lana è una fibra che è termoregolatrice, quindi diciamo che ci fa sempre stare a una temperatura confortevole.
Vediamo poi le caratteristiche specifiche della lana proprio derivanti dalla sua, da come è fatta la fibra, adesso ne parleremo. Ma la caratteristica più particolare della lana utilizzata appunto nelle fasce è questa, quel tepore, quella coccola, quella sensazione piacevole di beneficio, me la metto e sto bene, mi coccolo, mi scaldo un po'. Non è proprio mi scaldo, perché dipende proprio dalla lana, certo se io ho una fascia bella spessona con un sacco di lana all'interno, sì, mi scaldo anche come la coperta ovviamente. Avete presente la classica coperta della nonna, quella pesantissima che adesso non usiamo più tantissimo, di solito usiamo i più moncioni, quelli leggeri, leggeri, sottili. Però siamo abituati, abbiamo conosciuto dalle nostre nonne queste coperte. Ecco, ovviamente le fasce non sono così spesse, soprattutto se consideriamo quello che viene creato in Amrita, lo sapete che sono abbastanza delle sottilette. Quindi non è proprio una sensazione di caldo, quanto di calore umano quasi, di tepore, di coccola, come quando ci viene vicino una persona o ci viene vicino il nostro animaletto di casa, il cagnolino, il gattino. È un tepore. E questa sensazione di tepore è quello che è più, diciamo proprio godurioso, secondo me, della lana. È quello che i piccolini vanno a ricercare di più, perché il bambino appena nato, al di fuori dell'utero materno, va comunque a ricercare il tepore, il contenimento, anche una forte dispersione termica all'inizio, nel senso che la termoregolazione del bambino non è del piccolo, del neonato, non è competente come la termoregolazione dell'adulto, quindi il piccolino piano piano nel tempo impara a termoregolarsi e quindi avere un tessuto intorno che lo avvolge e lo aiuta in questa competenza in cui ancora si sta allenando, il suo sistema fisico si sta allenando, non si allena in modo consapevole, aiuta proprio a mantenere il benessere del piccolino. Ma questa cosa è anche per l'adulto, soprattutto per le mamme. E qui parliamo un po' di coccole, perché in tante tradizioni, nel postparto, la donna nel primo mese, appunto, dopo la nascita del suo bimbo, è proprio coccolata, massaggiata, riscaldata, si sta a letto, si sta a riposo. Oddio, dovremmo farlo anche noi di stare a riposo, poi non lo facciamo mai nel nostro mondo, non ci sta il riposo, ma dovremmo farlo anche noi. La lana in questo momento di calma, tranquillità e rilassamento aiuta a dare un confine anche alla mamma. In tante tradizioni si pensa che la puerpera abbia perso calore. Quindi sostanzialmente, ciao, è arrivata anche Nadia, sostanzialmente la donna in gravidanza, con il bambino, con gli ormoni, è calda e il parto, il travaglio, il parto sono eventi caldi, attivi. Anzi, per arrivare a travagliare, a partorire efficacemente, ci vuole tanto calore, ci vuole tanta attività, ci vuole tanta energia, diciamo. Subito dopo il parto, l'uscita del bambino, che è comunque un corpo caldo, la perdita comunque di liquido amniotico, di sangue che avviene durante il parto, portano a una sorta di raffreddamento. Non è semplicissimo da spiegare per le nostre tecniche mediche, però se guardiamo le medicine tradizionali, tante tradizioni parlano di questo raffreddamento della donna. Quindi, dopo il parto, usare diversi stratagemmi per contenere, riscaldare, ridare appunto la forma e dare una forma che però non sia rigida, sia plasmabile, perché la lana è comunque una fibra molto morbida, quindi molto elastica anche con cui si riesce ad avvolgersi, ma che non limita assolutamente il movimento. Ecco, per questo motivo la lana è molto usata, vengono fatte anche de delle fasciature in zona ventrale, viene usato magari un rebozo proprio che contenga la lana, poi dipende sempre dalla zona del mondo, dalla tradizione specifica, però essendo la lana una fibra termoregolatrice che si può usare adesso, stiamo parlando d'inverno, ma si può usare anche d'estate, quindi poi ci addentreremo anche in questo discorso.
Essendo quindi una fibra che assorbe anche tanto l'umidità, il sudore, porta via, si dice, trattiene, porta con sé. Eccolo lì il brodino. Adesso ci arrivo al brodino di Letta. Essendo la lana una fibra che porta via l'umidità, porta via il freddo, tira via il freddo dalle ossa e lascia comunque uno spazio di movimento, è perfetto nel postparto perché aiuta proprio la donna a riprendersi dal suo evento, dall'evento proprio del parto. Diletta ci dice che i primi giorni, infatti, i primi giorni del gran brodino caldo per riscaldare la mamma. Esattamente. Ciao Secchei, non so se sei Matteo, Elenia, ciao. Esattamente quel discorso lì del brodino caldo, per esempio, è una cosa importantissima per la medicina tradizionale cinese, il brodo di ossa di pollo è caldo per riscaldare la puerpera, però anche per esempio nella medicina tradizionale mesoamericana, nel postparto si fa il bagno caldo con le erbe, quando si fa quel massaggio di chiusura, quel rituale di chiusura di cui ogni tanto vi ho parlato, avete visto, si usa. Dopo il momento tradizionale del massaggio, bere qualcosa di molto caldo, deve essere un tè, una tisana con le erbe calda fisicamente, ma anche con erbe che riscaldino. E quindi, per esempio, non si usa la menta, perché la menta è un'erba che raffredda, anche se è bevuta calda. Sono delle proprietà specifiche delle erbe, diciamo. Quindi, questa è la parte più, diciamo, romantica della lana. Dell'uso delle fasce di lana nel postparto, quindi per dare al piccolino il contenimento, il calore, la coccola, la morbidezza anche, perché poi la lana è molto delicata. Lo so che alcune di voi diranno: ma la lana punge? Sì, ma dipende dalla lana. Ci sono delle lane proprio sofficissime, sono una seconda pelle, soprattutto se sono molto sottili. Quindi, e per il bambino la coccola, ritrovare un po' di contenimento, ma contenimento morbido, il ritrovare il tepore, e per la mamma ritrovare un po' la sua forma, il suo contenimento, anche lei il calore che è andato disperdendosi poi durante il parto. Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche della lana, come uso nelle fasce, sappiamo che la lana non è una delle fibre più sostenitive in assoluto. Sapete che io adoro le fibre lignee, uso tantissimo le fibre lignee nelle fasce, è un po' il mio cavallo di battaglia, il cavallo di battaglia di Amarita. Però la sensazione fisica che danno le fibre lignee rispetto alla lana è sicuramente molto 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 diversa. Pur non avendo la lana un potere specifico nello scaricare il peso del bambino, diciamo che in realtà ha lo stesso scarico del cotone e sappiamo benissimo che possiamo portare un bambino anche con una fascia di cotone, magari alzando un pochino la grammatura, anche quando il bambino è già grandicello. Quindi assolutamente possiamo usare la lana per tutto il percorso, dalla nascita per i bimbi più grandi, alzando un pochino la grammatura, giocando un pochino con le altre fibre, magari per esempio questa la conoscete? In questa fascia c'è cotone, lana e canapa. Ciao Camilla! Ma guarda te chi c'è! In questa fascia c'è lana, canapa come unione di morbidezza, calore, tepore, ma anche di forza. E quindi è una fascia molto sottile, appena sopra i 2,30 di grammatura, ma anche supportiva. Oltre a mantenere quindi tutti i vantaggi, tutta la coccola della lana, abbiamo anche il sostegno, quindi o si gioca un pochino con le fibre oppure si gioca con le tessiture. Per esempio, l'ultima, questa la conoscete, intreccio, ha tutte lane al suo interno: ha la lana merino, ha il cashmere, ha la seta, che la seta, ecco, già la seta frega perché è un po' più resistente, e però ha una tessitura molto molto fitta e ha una doppia trama di tessitura che tiene e supporta bene, quindi si può abbassare un po' la grammatura. Ma parliamo di altro. Cioè, parliamo delle caratteristiche specifiche della lana proprio come fibra. Se avete visto magari il mio post di Facebook di oggi, non lo so se avete fatto tempo a dare un'occhiata, la lana ha si presenta, vista al microscopio, come un filo fatto a scaglie. Praticamente ci sono tutte queste scagliettine, una sovrapposta all'altra, sembrano un po' quasi il tetto della casa.
Sono oppure la pelle, quando si vedono gli strati di pelle visti al microscopio. Questa caratteristica specifica rende la lana una fibra viva. In realtà sapete che a me piace tanto parlare di fibre vive perché a seconda di come vengono trattate le fibre, mantengono determinate caratteristiche. Quindi se io tratto bene, poi magari vediamo anche cosa significa bene la lana, la sua caratteristica specifica di essere un filo con tante tante scaglie si mantiene. E questa caratteristica cosa porta? Allora, abbiamo detto che la lana è termoregolatrice. Perché? Perché queste scaglie sono un po' una membrana e quindi fanno sì che alzandosi si protegge un poco di più la fibra, un poco di più il cuore della fibra e quindi si intrappola più aria e più aria si intrappola fra le scaglie e più c'è la termoregolazione, cioè più è possibile lasciare fuori il freddo e lasciare dentro il caldo o viceversa, lasciare dentro il caldo e lasciare fuori il freddo. Non solo, questa caratteristica specifica dell'essere a scaglie è quella che è sfruttata per tutte le proprietà legate all'acqua. Quindi, per esempio, la lana è una fibra che assorbe tantissima acqua. Chi ha provato a lavare a mano o in lavatrice con i delicati, per carità, anche se non una sciarpa, e avere il rubinetto aperto, oppure la sua vaschetta piena d'acqua, mette dentro la fascia, la sciarpa, quello che state lavando, il maglione, e il maglione galleggia, non si inzuppa. Ecco, all'inizio cosa succede con l'acqua, con la lana? All'inizio l'acqua rimane fuori, perché queste scaglie proteggono il cuore della fibra. E quindi l'acqua è in realtà idrorepellente. Se noi abbiamo un cappotto di lana, e fuori piove, certo, se stiamo tanto sotto l'acqua si bagna, ma se piovigina noi non ci bagniamo e il cappotto non assorbe l'acqua. Però a lungo andare in realtà la lana assorbe moltissimo. Quindi cosa succede? Torniamo al nostro maglione nel lavandino. Schiacciamo un po' il maglione, lo sprimacciamo un pochino e piano piano vediamo che alcune zone vengono diventano quasi, cambiano colore perché assorbono tutta l'acqua. Ecco, la lana va a assorbire velocemente, cioè oltrepassata quella parte di scaglie, quando l'acqua inizia a infilarsi al di sotto delle scaglie, viene rapidissimevolmente assorbita. E questo è quello che succede poi anche col sudore, quindi un motivo in più per usare le fasce in lana, come facevano i nostri nonni con la canottiera tutto l'anno, è quella di andare ad assorbire il sudore. L'intreccio lavata a mano, dice Chiara, ha fatto proprio così. Ebbene sì. Allora, ciao Virna! Quindi, quando poi l'umidità si innalza, c'è tanta umidità, noi stiamo sudando tanto, la lana assorbe un sacco d'acqua e quindi il nostro maglione che è in ammollo nel lavandino si succhia tutta l'acqua e praticamente quasi non rimane più acqua nel nostro catino, nel nostro lavandino. Avete presente questo aspetto? Perché in realtà la lana assorbe dal 30 al 35% del proprio peso in acqua, cioè può assorbire tantissima acqua. Noi diciamo sempre che il bambù è igroscopico. Sapete che il bambù per me è il top per l'umidità, ma il bambù è il top quando noi viviamo in un ambiente secco. Se vivessimo al mare, per esempio, il bambù assorbe tanto, rilascia molto, molto, molto velocemente. La lana non lavora come il bambù, sono fibre molto diverse, anche proprio guardandole al microscopio. La lana cosa fa? Assorbe tantissimo e, sempre per questo discorso di essere fatta a scaglie, trattiene tutto lì. Cioè, nel momento in cui la lana va ad assorbire tutta l'umidità, nel momento in cui noi abbiamo sudato e l'umidità è stata assorbita, rimane l'umidità all'interno di questa fibra. Quindi le scaglie che sono all'esterno, sono parzialmente sovrapposte, si asciugano prima, si asciugano più velocemente, mentre tutta l'umidità rimane. Quindi la lana in realtà non si asciuga tanto velocemente e non si asciuga tanto velocemente come succede con il bambù, ok? Però la percezione che sentiamo addosso
Non è di umidità. La lana ha la caratteristica specifica di poter continuare a proteggere a termoregolare nonostante sia bagnata. Cioè, quando noi siamo in montagna che c'è l'arietta fredda, adesso arrivo Marta. Adesso arrivo Marta a risponderti. Quando siamo in un ambiente in cui c'è magari uno sbalzo termico forte, la lana perché si usa tanto in montagna? Perché c'è un'escursione termica molto forte anche d'estate. È facile che arrivi il momento d'arietta, entriamo nel bosco, quindi fa un po' più freddo, sentiamo proprio l'aria che tira più fresca. La lana ha la capacità di continuare ad avere le sue caratteristiche specifiche, quindi continuare a proteggere a termoregolare anche quando è molto bagnata. Il bambù, per esempio, no. Il bambù nel momento in cui si bagna molto, rilascia più velocemente, si asciuga molto più velocemente della lana, ma una volta che è bagnato è bagnato e quindi rimane più umido. La sensazione addosso è quella di avere una t-shirt umida. Quindi Marta ci chiede, ma allora, la lana quindi si consiglia anche in estate? Assolutamente sì. E soprattutto la lana merino. Cioè, io adesso ho iniziato a parlarvi di lana un po' in generale, poi parleremo anche un poco più specificamente di lana merino. Perché dico soprattutto la lana merino? Perché la lana merino è una lana molto 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 fine. È fine quasi quanto il cashmere. La pregevolezza della lana, il pregio proprio, il fatto che sia una lana bella e sia costosa, è data, per il caso specifico della lana, da quanto è sottile, dai micron della fibra. Quindi la lana merino è tra le lane più sottili in assoluto, tanto quanto il cashmere, però non costa proprio come il cashmere, costa un po' meno, costa un po' più della lana, vi dico proprio a fibra o se noi ci compriamo un maglione, costa un po' meno del cashmere. Ma è altrettanto pregiata e voi direte perché allora costa come il cashmere? Perché ce n'è di più, cioè è pregiata tanto quanto il cashmere, però c'è molta più disponibilità di lana merino, mentre invece siccome il cashmere si ricava da sottopelo di una capretta, scusate, e ogni esemplare dà molta meno lana, ecco, il cashmere è più raro, quindi iniziate a considerare che se avete una fascia con un'alta percentuale di lana merino, avete una fascia molto pregiata, nonostante magari non sia eccessivamente costosa. Se studiate un pochino, magari vi è capitato, ci sono, soprattutto per gli uomini, dei capi estivi che sono fatti totalmente o con grandi percentuali di lana. È il caso dei vestiti, degli abiti, proprio i completi. Mio marito, quando ci siamo sposati, aveva il completo in lana merino, ok? Si chiama frescolana. È questa lana molto trattata, molto pettinata, molto ritorta, che è perfetta per l'estate. Se voi avete questa fascia qua, in estate o in inverno la usate senza nessun tipo di problema, perché addosso rimane molto molto confortevole, assorbe tanto l'umidità, la disperde, soprattutto se vivete in una zona umida, più umida che secca. Leggo un secondo Marta. Marta dice che non ha mai preso fascia in lana perché è sempre caldo quando il bimbo è in fascia. Proverò magari con intreccio. Ok, quindi dipende anche un poco dal tipo di lana, dipende un po' dalla tessitura. Vi dicevo, anche le calze, c'è tutta una parte di intimo in lana merino che si usa tutto l'anno proprio perché assorbe molto il sudore e lascia sempre il corpo asciutto. L'intimo in lana merino si sta riscoprendo tantissimo negli ultimi anni. Se voi frequentate posti come la Ragno, per esempio, ma anche Intimissimi ha fatto diverse collezioni con la lana, con la seta, ma la lana merino si sta riscoprendo tanto anche nello sport, perché appunto, siccome in montagna si è sempre usata in realtà la lana, e i nostri nonni, anche io me lo ricordo, i nostri nonni in Lombardia, che è una zona molto umida, il mio nonno aveva sempre la maglia di lana, in inverno o in estate, per asciugare proprio il sudore. Ecco, la lana merino è stata riscoperta tanto nell'abbigliamento sportivo, perché si è visto che assorbe tantissimo, è molto sottile e molto leggera proprio come pesantezza, intendo,
da soppesare e da portare addosso. Quindi uno sportivo ha bisogno di maglie o comunque abbigliamento, tessuti tecnici sottili e poco pesanti. E nel caso specifico dell'abbigliamento sportivo, combinato ad altri materiali, e questo ci interessa anche un po' per le fasce, aumenta tantissimo le sue potenzialità. Nel senso che se io, nel caso specifico della lana merino e dello sportivo, vado ad abbinare magari alcuni materiali sintetici o artificiali, riesco a fare qualcosa di più sottile, di più termoregolatore, magari più facile, anche più elastico, perché adesso recentemente è stata inventata una modalità che non conosco ancora benissimo, proprio non l'ho vista fisicamente, ma ho visto i prodotti. Un modo di filare scusate, di tessere la lana con una sorta di colla, un collante che la rende una maglina. E poi nel momento in cui si va a lavare, è un processo che si fa prima della vendita, si va a lavare questo filo che è in realtà un collante, e il collante se ne va e rimane la lana tessuta in modo elastico. È un procedimento che è ancora molto in fase di studio, è molto applicato nella maglieria tecnica, ma è ancora in fase di studio. Stanno cambiando un po' di tecniche negli ultimi anni e sto vedendo differenti. Perché vi dico questo? Perché, per esempio, anche per le fasce questa cosa è molto importante, perché se io vado a combinare una lana con una seta, so che la seta è un grande isolante. E quindi mi tiene proprio fuori perché intreccio? Dà proprio quella bella sensazione di caldino, anche se è sottile, perché ha la lana che scalda, che mantiene, che termoregola, che dà effetto coccola, perché la seta quando la tocchiamo è più fredda, però la seta fa da isolante. Oppure, come vi dicevo prima, si può andare a combinare, come succede con l'iMat, con una fibra più lignea, quindi che tenga di più, che sostenga di più. Non è una cosa che hanno bisogno gli sportivi, ma ce l'abbiamo bisogno noi, per esempio, quando usiamo le fasce, perché il sostegno in una fascia è una cosa importante. Ci dicono, sbaglia la lana merino, è anche quella che pizzica meno. Allora, sì, la lana merino, proprio perché è così sottile, così fine, è quella lana che si adatta di più al corpo, si muove meglio rispetto al corpo e escono meno i peletti, escono meno le scaglie e quindi va a pizzicare meno. Cioè, se voi sentite proprio una copertina, si fanno tantissime copertine, per esempio, in lana merino, oppure se voi sentite questa è nuova, non è lavata, assolutamente non pizzica, non si sente pizzicore. Di contro, questa da non lavata pizzica un pochino, perché poi da lavata, domata non pizzica più, ve l'assicuro. Però la sensazione è proprio a scorrere appena appena è un po' più pungente. E questa sensazione è data proprio dalle scaglie. Le scaglie vanno piano piano innalzandosi e la sensazione di pungente varia anche a seconda del clima. Che cosa succede a seconda del clima? Quando abbiamo detto, no, che la lana è una fibra viva e quindi le scaglie non è che sono sempre lì ferme, così. A seconda della temperatura, a seconda del sole e dell'umidità, vanno ad aprirsi o chiudersi un po' di più. E quindi rispondo anche a chi mi ha scritto prima. Stavo scorrendo un pochino. Ok, allora. Eccomi qua. Quando abbiamo una bella giornata di sole, la lana andrebbe lasciata fuori, all'aria aperta, ad arieggiare. Perché? Perché non lo mettiamo direttamente al sole, non la mettiamo sotto sole perché la lana teme un po' col sole, ma la mettiamo ombreggiata con una bella giornata, con la brezza e con il sole, ma anche con una giornata fredda, non succede nulla se fa freddo. Queste scaglie vanno un po' ad aprirsi e quindi c'è un effetto di pulizia, depurativo, perché si dice: ah, metto fuori la coperta a prendere aria, a pulirsi. Perché aprendosi queste scaglie vanno a rilasciare tutti gli odori, per esempio, che sono rimasti all'interno e vanno a rilasciare
tutte quelle particelle che sono state assorbite nel tempo, quindi per esempio l'umidità e il sudore, quindi per esempio la pipì, perché adesso vi faccio vedere una cosa, vi faccio vedere questo. Cos'è questo? Questa è una cover in lana. Le cover in lana sono quelle dei pannolini. Cioè, quando un bimbo ha, si può usare tranquillamente come un pantaloncino, se preferite, però quando noi usiamo i pannolini lavabili, come cover, invece di utilizzare il pull, si può usare una cosa di questo tipo. Questa è molto piccina, però va comunque bene ad allargarsi. È un pantaloncino fatto totalmente di lana. Che cosa succede? Quando noi vogliamo usare qualcosa di più naturale invece del pull, che comunque è una plastificazione della stoffa, il pull, possiamo usare delle cover di lana. E perché? Uno, abbiamo detto che la lana è idrorepellente e è ancora più idrorepellente se ha all'interno o sopra la lanolina. Arriviamo fra poco a parlare della lanolina. Nel momento in cui questa lana viene a contatto con la pipì del bambino, con l'urina, va ad assorbire molto perché tutto il principio che abbiamo detto prima della lana lavata nel nostro lavandino, no? Quando viene subito in contatto nella parte più esterna, non lascia entrare, ma piano piano assorbe molto. E quindi, se io bagno la parte interna della mia cover e bagno tanto, piano piano la cover va ad assorbire. Assorbe, 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 ma lo strato esterno rimane il più asciutto possibile. Certo, dipende poi da quanto effettivamente viene bagnato questo tessuto. Per esempio, questa cover specifica ha due strati, non so se riuscite a vedere, ma sono due strati, quindi si bagna tutto l'interno e poi deve arrivare fuori. Quindi io, quando ho bisogno di rigenerare la mia fibra, che cosa faccio? Prendo la mia bella cover dei pannolini, la stendo fuori all'aria aperta, al sole, e le mie scagliettine della lana vanno ad aprirsi e a purificarsi, cioè si ripurifica, si pulisce la fibra tramite l'aria. Perché? Perché è una fibra viva, vitale, e quindi le sue caratteristiche specifiche sono quelle di aprire e chiudere le scaglie a seconda del clima che c'è all'esterno per poter rigenerarsi, esattamente. Che cos'è la lanolina? Guarda un secondo. E se vedo qualche domanda particolare, cerco di rispondervi subito subito. Ecco qua. Che cos'è la lanolina? Allora, mi sto sprimacciando questa cover è nuova, e lo sento sulle mani, sento come un effetto crema, un effetto cera. La lanolina in realtà la potete trovare anche così. Non so se si è riuscita a vedere, c'è un po' la luce. Ecco qua. Che cos'è la lanolina? La lanolina è una cera, è un grasso, però praticamente per la sua composizione chimica viene definita cera. Ed è il grasso animale, cioè sappiamo che la lana viene dal corpo della pecora. Prendiamo la nostra pecorella che ha la sua vita, che bruca bene, che sta bene all'aria aperta, e il suo grasso corporeo, il sebo, come il nostro, viene rilasciato dal corpo, e la lana, quindi i suoi peli praticamente, progressivamente vanno a intrappolare il sebo dell'animale. Questo grasso può essere volontariamente, volutamente eliminato dalla lana per arrivare a fare delle produzioni molto pulite, molto più secche, molto più asciutte, oppure conservato, oppure addirittura rimesso alla lana. Cioè, come si fa a togliere la lanolina? Quando il pelo dell'animale, il vello dell'animale è stato tagliato, viene pulito, quindi vengono fatti diversi bagni, viene poi pettinato. Nei bagni si può passare progressivamente per più vasche, e praticamente la pulizia, proprio la separazione del grasso attraverso i lavaggi,
dalla fibra, è quella che va a discostare fra di loro il filato, cioè la fibra che poi diventerà filato dalla lanolina. Un po' di lanolina rimane sempre, dovremmo sennò lavare, 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 lavare tantissimo, però poi attraverso tutti i processi di lavorazione della lana può essere che un filato vada perdendo quasi completamente la lanolina. Di contro questa lanolina non viene buttata. Perché? Perché la lanolina viene usata per diversi motivi, per diversi usi. Può essere usata per esempio in cosmetica, io qui non ce l'avevo, però penso che tante di voi avranno usato la lanolina per la cura o il trattamento delle ragadi. Le ragadi del seno, quindi i tagli del seno che si creano in allattamento, soprattutto quando il bambino è in una posizione scorretta, quando si fa molta fatica, spesso vengono curati con la lanolina. Io ho questa, in realtà questa non è da applicazione a seno, è una pomata perché nel momento in cui io ho le mani molto screpolate, posso andare a mettere questo grasso, questa crema per reidratarle. La caratteristica specifica della lanolina è di essere appunto grassa, ma anche di essere molto idratante, cioè di mantenere molto l'umidità. Lanolina, lana, umidità, i soliti discorsi, no? Tiene tanto l'umidità e quindi fa sì che la pelle non si secchi, cioè non solo va a idratare tramite le sue caratteristiche specifiche, ma co conserva un po' di acqua e quindi rimane sempre un po' cremosa, non viene mai, quasi mai totalmente assorbita come crema, perché rimane sempre uno strato umido. La lanolina viene usata anche per altri scopi. Addirittura c'è un conservante alimentare che è tratto dalla lanolina, non so sinceramente in cosa lo usino. Ma esiste, la lanolina viene usata per le dermatiti, per esempio, viene usata per trattamenti di bellezza, viene usata a scopi curativi unendo appunto i pregi della lanolina con i pregi della lana come fibra, cioè questa cosa qua, la vedete? Vediamo se riesco a. Questo è un rotolo di lana curativa. È un po' grezza, se vedete c'è anche ancora qualche pezzettino, un po' di pelo più lungo, più scuro. Di nuovo, ovviamente voi non potete toccarla, ma a fare semplicemente così io sento sulle mani un po' di cera, un po' di crema. Questa è a scopo curativo e serve per le artriti, per i dolori alle ossa in generale, per i dolori mestruali. Io ho una fascia di lana un po' più spessa che uso durante il ciclo perché scalda e dà proprio beneficio, dà proprio piacere alle ossa. Si usa per esempio per appunto dermatiti, psoriasi come applicazioni perché rilasciando la lanolina fa sì che si rimargini più velocemente la pelle. Esistono delle allergie alla lanolina, quindi non è per tutti. L'allergia alla lanolina è differente dalla percezione di puntura, di pungente che dalla lana. Le lane con la lanolina spesso sono un po' pungenti. Non è una lana merino, è una lana, spesso è una pura lana vergine che è stata lavata solo con l'acqua di fonte, a trattamenti molto delicati, appunto per poter conservare al suo interno la lanolina, e si sente un pochino, però appunto perché la lanolina rimane in queste lane? Perché non sono molto trattate. Meno la lana è trattata e più conserva la lanolina, ok? Per esempio, la lanolina viene usata per fare dei bagni. Voi sapete, avete mai visto il bagno di lana? C'è qualcuno qui del Trentino Alto Adige? Ci sono delle zone del Trentino Alto Adige, sono zone molto isolate, mi verrebbe da dire, quelle valli un po' sperdute, con pochi abitanti, meravigliose, sono dei paradisi in cui non va mai nessuno. Ecco, in quei posti lì, per esempio, mi viene in mente Valdurna,
diciamo, la Val d'Ultimo, la Val Salentino, sono delle zone molto ai limiti, sono delle piccole valli e spesso in queste zone ci sono dei trattamenti specifici. Appunto, c'è un trattamento in Val d'Ultimo che si chiama il bagno di lana, ma anche costoso, eh? Se voi andate nella spa in questa zona, costicchia almeno 100 euro, anche di più mi verrebbe da dire. Ci si immerge in costume da bagno, addirittura nudi, in un vello di lana di questa tipologia praticamente. Si è totalmente avvolti e il calore, il tepore e il rilascio della lanolina fanno sì che ci si ristori. Quindi è come se le ossa smettessero di scricchiolare, come se la pelle piano piano assorbisse e appunto diventasse più bella, più luminosa. In realtà questo tipo di bagno si può rifare con la stessa lana 4 volte indicativamente, quindi si fa il bagno una volta, poi si mette fuori tutta la lana a rigenerarsi. Quindi all'aria aperta, al sole ma non battente, per far aprire le nostre belle scaglie e poi si riutilizza. Oppure si fanno dei massaggi. Questa in realtà è quella che io uso come fascia, proprio che vi dicevo prima, per i dolori lombari e per il periodo mestruale, perché dà una sensazione di tepore meravigliosa. Però questa fascia, forse la vedete, vediamo se riuscite a vederla in... Ah, non riesco. Vedete che ha tutti i peletti? Perché questa fascia viene usata per fare i massaggi, cioè si passa avanti e indietro sul corpo della persona e di nuovo ha un effetto molto riscaldante, ha un effetto di scrub. Questi pelucchi tutti in alto e le solite scagliettine danno un effetto di peeling. Lo sentite? Avvicino al microfono, danno un effetto di peeling e quindi tolgono, eliminano tutte le cellule morte, tutta la pelle morta e aiutano a rigenerare. Allora, prima qualcuno mi chiedeva se consiglio la lana per una ring molto sostenitiva. Allora, probabilmente sei arrivata un po' tardi rispetto all'inizio della diretta, quindi puoi sentirti poi tutta la diretta dopo. La consiglio assolutamente per tutti i motivi che abbiamo detto, per tutta il piacere che può dare, per l'assorbenza dell'umidità, per la termoregolazione. Può assolutamente essere usata per una ring e per tutto il percorso. Attenzione perché abbiamo detto all'inizio, la lana non è la fibra più sostenitiva, sostiene indicativamente come il cotone, un po' più, un po' meno a seconda delle tipologie di lana, però se noi andiamo per esempio a combinarla con la canapa come nell'Aimat, se noi andiamo a combinarla con la seta o con una tessitura molto fitta, andiamo effettivamente a creare delle stoffe che possono essere usate poi per tutto il percorso. Dove si trovano queste fasce di lana grezza? Bisogna andare nelle valli che vi dicevo prima. In realtà stavo cercando di avviare una collaborazione proprio con una realtà, una cooperativa sociale in una di queste aree. Purtroppo, causa coronavirus, si è fermato un po' tutto. Io ho però delle pezze con cui stavo proprio iniziando a creare queste cose e una delle cose che voglio creare prima di tutto è proprio questa fascia per la zona lombare, per il dolore mestruale, perché secondo me è una cosa piacevolissima. Non è una pancera, cioè non è una cosa che stringe, è una cosa che dà proprio benessere. E fra l'altro, se voi avete anche una fascia in lana, in lana merino, potete usare anche questa come avvolgenza nel post-parto oppure anche al di là del parto, nel senso che se avete un bambino che ormai è un anno ma avete ancora i dolori lombari potete benissimo fare proprio una fasciatura dell'addome per andare a contenere. Sicuramente le fasce corte sono più adeguate perché se usiamo una fascia lunga ci dobbiamo girare addosso metri e metri di stoffa, però se volete potete scrivermi per queste fasce o alcuni pezzi ancora non molti per fare le fasce lombari. Volevo dirvi ancora un paio di cose, sì, c'è ancora un pochino di tempo. Vi faccio vedere due cose, le ultime due. Allora,
Il primo argomento è questo: siccome a me piace, adesso sempre meno tempo, ma a me piace anche fare la maglia, questa è una pura lana vergine. Vedete che è beige. Questa è sua sorella. Questa non è né sbiancata né tinta, è il colore puro della lana. Questa è una matassa, questo è un gomitolo, ma solo perché l'ho usato e quindi è rimasto a gomitolo. La matassa invece si incastra tutta, per chi fa la maglia sa che cosa sto parlando. Quindi questa, anche questa non è tinta, è il colore di una pecora differente. E anche questo è un altro gomitolo che mi si sta un po' disfando ed è ancora un colore differente, quindi è ancora un po' più scuro, una tonalità diversa. Ma, e qua di nuovo la matassa, anche questa, cioè, fra un po' non vedrete più la mia faccia, ma non fa nulla. Queste, le vedete così, sono tutte lane che non sono assolutamente tinte, non sono sbiancate, sono solo pettinate, sono lane pure e sono tutti questi colori diversi, perché in realtà a seconda dell'animale, del vello, della pecora, è possibile avere tantissime colorazioni, tantissime differenti tonalità. E è la ricchezza della natura che ci dà questi colori differenti, che quando non sono trattati, non sono appunto sbiancati o non sono tinti, possono dare queste caratteristiche specifiche. La combinazione di queste lane è una cosa bellissima perché rimane un colore molto, molto puro. Per esempio, in questo caso, nella mia fascia, sono state usate diverse lane, lane di diversi colori. Vedete un pochino questo mélange. Ecco, niente, mi piaceva farvi vedere questo. E vi dico un'ultima cosa su lavaggio, ma anche mantenimento delle lane. Sicuramente la lana va lavata con cura, nel senso che la lana teme molto l'agitazione, ancora più della temperatura, però teme molto l'agitazione quando è bagnata, cioè è più facile rovinare una fascia lavandola che usandola, perché quando è bagnata, impregnata d'acqua, se io faccio un'alta centrifuga posso andare a rovinarla e infeltrirla. Cos'è l'infeltrimento? L'infeltrimento, sapete che esiste il feltro, anzi la mia fascia in realtà è fatta proprio di feltro di lana. L'infeltrimento è il fatto che tutte le scagliettine di cui parlavamo prima si alzano e più io riesco a far alzare e a far compattare queste scaglie, e più la lana diventa feltro e quindi viene infeltrita. L'agitazione molto forte della lana umida crea l'infeltrimento. Quindi mi raccomando, va bene lavare a mano, va bene anche lavare lavatrice con programmi delicati e dedicati. La lana merino, quella che viene utilizzata nelle fasce a matita, è un top wash, quindi può essere comunque lavata in lavatrice anche con una piccola agitazione, con una piccola bassa bassa centrifuga, mentre invece la lana, per esempio, dell'Imat, è una pura lana vergine, preferisce non essere agitata, diciamo. L'altra cosa specifica della lana è la necessità di tenere lontano gli animaletti, perché la lana ha un sacco di caratteristiche fantastiche. Per esempio, la lana è antistatica e quindi quando siamo un po' nervosette, quando c'è un po' d'arietta in giro, la lana con le sue scagliettine assorbe anche queste energie che ci fanno un po' scattare e assorbe l'elettricità corporea, anche l'elettricità che troviamo nell'ambiente intorno a noi, ok? Il vento, quello che è generato dal vento, la scintilla che facciamo. Però un punto debole della lana è la possibilità di essere intaccata dalle tarme. E quindi che cosa possiamo fare quando mettiamo via le nostre belle fasce? Questo è il mio metodo, sacchettino con i chiodi di garofano. Quindi infatti ogni tanto qualcuno dice: ma questa fascia ha un odore particolare. A volte è proprio l'odore della lana, sa un po' di pecorella, perché io uso lane poco purificate, lane abbastanza grezze, però io uso tantissimo i chiodi di garofano perché danno un
un profumino natalizio e quindi mi piace tantissimo conservare le fasce in questo modo e tiene lontano le tarme. Sicuramente potete usare gli oli essenziali, in particolare ovviamente l'olio essenziale di chio di garofano, anche l'olio essenziale di cannella, l'olio essenziale di lavanda o la lavanda, cioè se voi avete, io in giardino ho diverse piante di lavanda perché a me piace tantissimo, la lavanda tiene lontano le tarme. Se non avete la piantina, olio essenziale, ovviamente non a contatto diretto, ma su una pezza che viene messa via con le fasce. Proprio in Val d'Ultimo mi dicevano l'olio essenziale di pinocembro, che è fra l'altro fantastico per addormentarsi. Sapete che c'è tutta questa filosofia sull'uso del pinocembro, sulle camere da letto in pinocembro per il benessere del sonno. Mi dicono che il pinocembro aiuta anche a tenere lontano le tarme. Quindi avrete le vostre fasce super profumate, io vi consiglierei di usare il pinocembro se avete l'iMat, che così rimane proprio quel profumino di pino, di bosco, e di usare i chiodi di garofano quando avete l'intreccio, così fa un po' più Natale. No, scherzo, comunque sono sicuramente gli oli essenziali che fanno bene da questo punto di vista, quindi possiamo stivarli insieme alle nostre fasce. Ok, allora, avete domande dell'ultimo minuto? Perché se no, siamo arrivati alla nostra ora e piano piano andiamo a salutarci per il discorso delle nostre scagliettine, che è stato insomma quello portante per tutto il tempo. Vi dico anche che una signora in Val d'Ultimo che lavorava alla lana mi diceva che non bisogna troppo arrabbiarsi quando non funzionano i macchinari, quando le cose non vanno bene, perché la lana assorbe. E come assorbe l'umidità? Come assorbe per esempio anche gli odori di casa, quindi è una cosa piacevole per il bambino quando viene portato perché ritrova l'odore di casa e della mamma nella lana che l'avvolge, nella fascia che l'avvolge. Ecco, va anche psicologicamente, diciamo, etericamente ad assorbire le energie. E quindi se ci arrabbiamo troppo, l'energia un po' rabbiosa rimane nelle scaglie, ovviamente poi basta sbatterla un po' e metterla fuori all'aria aperta in una bella giornata di sole, così le scaglie vanno ad aprirsi e si rilascia tutto. E sulle fibre vive c'è tutta questa filosofia, ovviamente se noi dipende da quello in cui credete, però se credete che la natura intorno a noi abbia delle caratteristiche vitali, viventi, che si interfacciano con l'uomo, anche i prodotti della natura in questo modo possono continuare a interfacciarsi con noi e quindi la lana, che comunque è vero che viene tagliata dall'animale, ma rimane, conserva delle caratteristiche specifiche dell'animale stesso e possiamo rigenerarlo con l'ambiente, quindi con l'aria, col vento, col sole. O prima vi dicevo, la lanolina si può applicare. Se noi parliamo della nostra cover di lana, esistono, chi è un po' più nel mondo dei pannolini lavabili lo sa, dei trattamenti. Una volta al mese, quando io uso la cover di lana, prendo il mio bel flaconcino di lanolina, piuttosto che ci sono delle polveri, dipende da che cosa, da quale trattamento preferite, vado a sciogliere in acqua la lanolina. In realtà la lanolina non si scioglie, ma va ad assorbire, l'acqua va a fondersi, idrofila. E quindi rimane uno strato in cui io vado a immergere la mia cover di lana e poi la rivolto e quindi anche dall'altro lato, e questo rende la mia cover impermeabile. E questo fa sì che nel momento in cui di nuovo il bambino fa la pipì e esce la pipì dal mio pannolino e ha solo la cover di lana e non la plastica del pull, la pipì non vada fuori, uscire dalla cover, anche perché poi la cover ha gli elastichini che vanno a chiudere, quindi mantengono tutta l'umidità all'interno. Basta metterla fuori, sbatterla un po', arieggiarla e cambia, non si sente proprio l'odore, davvero, non rimane nulla. Si lava una volta al mese.
In realtà, se poi volete lavarla di più, potete, magari dovrete fare più trattamenti alla lanolina. Ecco, non vi consiglio di fare il trattamento alla lanolina con le fasce, perché in realtà le fasce non sono al 100% in lana perché diventano totalmente impermeabili. E invece noi abbiamo bisogno che assorbano un po' di più poi la nostra umidità. Quindi andremo praticamente a coprire una parte di lana che effettivamente potrebbe aver bisogno della lanolina, una parte di cotone che non la necessita. Quindi non vi consiglio di farlo poi con le fasce, però assolutamente con le cover, con i ciripà, per esempio. Io ho anche il ciripà con, lo vedete, fatto sempre di lana. E i cappelli, i cappotti, potete fare i trattamenti impermeabilizzanti alla lanolina. Ok, Diletta adesso ha una super voglia di intreccio. Mamma mia, Diletta! Come facciamo? Ok, donne, vedo che non avete domande. Piano piano siete anche andate un po' diradandovi. Siamo state un'ora oggi, siamo state tantissimo. Ci vediamo presto, non so dirvi precisamente quando perché sto cercando di organizzare tante cose in questo periodo, ma sicuramente settimana prossima troviamo un momento per vederci. Vi ringrazio per avermi seguito, grazie anche poi a tutte le persone che seguiranno in differita e una buona giornata. Se volete seguitemi, scrivetemi se avete bisogno. Un bacione. Grazie Diletta, super interessante, grazie mille, grazie, grazie. Ciao donne, ciao ciao. Non solo Diletta, non solo Diletta, grazie, grazie Nadia. Grazie, grazie a tutte. Ciao, buona giornata, buona serata ormai. Ciao ciao.